Direi che i change sono una delle mode più frequenti fra i ragazzi. È anche bello notare però che Charlie Miller diceva che era uno degli effetti più forti che puoi fare a uno spettatore. È anche vero però che dietro a un change ci può essere anche di più. Diciamo che ogni cosa che, lo dico spesso, no? Ogni cosa che facciamo trasmette dei messaggi. Sì. Un change può essere immediato, può essere visuale, può essere magico, può essere misterioso anche. Può cambiare l'emozione, no? Di chi vive il change. Per esempio, Charlie Miller è stato un grande, no? Un po' mi fa pensare al discorso che in America, ne abbiamo già parlato, no? Vige molto, va molto di moda. Andava anche il discorso dell'aspetto molto visuale, oltre a tutto il resto. Invece da noi c'è anche l'aspetto emotivo, emozionale. Sono d'accordo, i change secondo me per la gente sono molto forti. Sicuramente vanno di moda perché è una cosa molto rapida da fare in video, è molto d'effetto. Però possono essere gestiti anche in altro modo, no? Perché poi c'è anche da distinguere tipo il change inteso come a vista, c'è una carta, qualunque cosa faccio la carta cambia, o un change un po' più dilatato nel tempo, un po' più misterioso, dove la carta la faccio vedere, non si vede per un istante e poi si trasforma. La cosa importante è, nel caso del cambio, chiamiamolo misterioso, cercare di, perché ci permette di farlo rispetto a un change a vista, dove per causa forza maggiore, le due mani devono venire a contatto, tolti quelli a una mano, ovvio. Allontanare un po' quello che è causa e effetto, visto che la mossa ci permette di farlo, Certo. no? L'esempio che io faccio spesso quando giro a così insegnare è tipo carta scelta 9 di quadri, io con una doppia presa ne faccio vedere un'altra, non è la carta scelta, tac, e cambia. Lo posso far così, ha un impatto magico. Ma può essere più forte l'impatto, no? Perché a volte mi fraintendono, cioè, quando io spiego pensano che in questo caso fatto così non inganni, non sia magico. Io non ho mai detto questo, dico che può essere più forte con poco sforzo, allora perché non farlo? E c'è un bel esempio legato a questo concetto di Tamariz che ha pubblicato su tantissimi anni fa, non mi ricordo se su Genie o su Magic, una delle due riviste, credo molto probabilmente Magic, e penso che l'abbia pubblicato ancora prima sulla Circolar loro, no? Magica, come si chiama, dove lui fa l'esempio di appunto quello che ho appena fatto, come poterlo dilatare un po' nel tempo e nello spazio. Quindi allontaniamo, è una cosa di cui ne parla anche approfonditamente Darwin Ortiz nei suoi libri sulla teoria. Lo allontaniamo un pelo nel tempo, lo allontaniamo un pelo nello spazio, diventa più magico, anche se a livello tecnico è identico. Identico perché carta scelta, jack di quadri, né più né meno faccio una doppia presa, la rigiro sul mazzo e la carta cambia, ok? Però, prima cosa che lui spiega, piuttosto che girarla qua, quindi vicino a quello che poi sarà l'oggetto materiale del cambio, la gira in un'altra area del tappetino, quindi la gira qua. Quindi già il mazzo in un certo senso è fuori dal fuoco. In più lo spettatore si ricorda la carta qua. Per un breve istante, con un'azione giustificata, è importante piuttosto che arrivare per niente, ci avviciniamo. Quindi tipo, il tre di fiori è la sua carta? No. Ah, non era il tre di fiori? Quindi abbiamo la scusa. Giro. Rimango con la carta esattamente dove era e il mazzo viene via. Ora lui addirittura dice: volendo potete mettere un po' spostato in maniera tale che quando ritornerete è addirittura nascosto dal braccio, no? Però la cosa interessante è che la gente si ricorda questa immagine con la carta faccia in alto, quella carta. Questa è un'immagine identica, quindi nel ricordo molto probabilmente si ricordano solo che io dalla faccia l'ho girata di dorso, anche perché il mazzo non c'è a ricordare. In più, se, e questo è tipico di Tamariz, no? Dico, io posso fare tac e diventa, ah no, forse devo fare un gesto di questo tipo. Quindi c'è ancora un pezzettino di tempo, non troppo, perché poi entra in gioco il problema che evidenziava Scanner, no? Delle parentesi anticontrasto, cioè troppo mi dimentico che carta c'era prima e quindi stando qua un secondo di più si dà ancora più la convinzione che fosse quella la carta. Quindi a quel punto, tac, la carta cambia e la tengo sempre in questa zona. Il ricordo, o noi cerchiamo di far sì che il ricordo sia tre di fiori, no,
ah perfetto, diventa il jack di quadri, tutto qua, il mazzo non c'entra, non sì. c'entra nulla, no? Questo è anche uno dei motivi per i quali anche cambi moderni o rimodernizzati, dove magari c'è una carta, due carte come una e cambiano senza il mazzo, sono comunque più forti, perché è impossibile, certo. sembra impossibile che non possiamo aggiungere le carte, no? L'esempio tipico che va di moda, che è stato un po' reinventato, è il Tebe Switch, che è quello di Ross Bertram, mm-hmm. che poi è stato leggermente modificato da Apollo Robbins, dove apparentemente, ci sono mille modi, no? Sappiamo, sì. per far, apparentemente ho una carta in mano, è una carta singola, oltre ai fiori, lo prendo, ci passo la mano e il tre di fiori immediatamente cambia, non ho nient'altro in mano, l'ho cambiato volendo con le dita aperte, comunque è forte, certo. ed è un cambio visuale, no? L'importante è sempre avere l'obiettivo finale, che messaggio voglio trasmettere, che emozione voglio dare, renderlo misterioso, renderlo impattante dal punto di vista visivo, e qualunque cosa voglio ottenere, seguire la strada migliore, preferibile.